Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e qui è Manu e ben ritrovati nel canale. Intanto Manu è cascato tutto. Oggi scopriamo una nuovissima collezione di Agostini, i camion americani. Ebbene ragazzi miei, eccoci qui, è tornato Manu. Ve l'avevo annunciato che sarebbe tornato Manu quando si parla di camion. Manu c'è sempre. Ve l'avevo già annunciato sui miei social come sempre. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che c'è sul canale, ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola. Ed è molto importante perché questo primo numero è andato letteralmente a ruba. Costa 9,90 Manu. Che non è tanto per questo. No, però può sembrare tanto per una prima uscita. Certo, però ragazzi, immaginatevi quelle dopo. È una scala 1-43, il secondo numero costerà 15, anzi 20, e poi il terzo numero e poi 35. Quanto costavano i camion a quelli che avevamo fatto? Mi sembra 20 euro. Io ricordo 24,90 o 25, sì, però effettivamente Manu quelli non avevano un rimorchio così grande. Però sicuramente questa è una collezione importante che a livello di spazio anche sarà importantissima. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, noi come al solito vi invitiamo a lasciare un grossissimo pollicione in su, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che sopra a destra di Manu vi lasciamo la playlist del modellismo, dove potete trovare anche i camion d'epoca che Manu giustamente ha citato, che abbiamo fatto circa un annetto fa, credo. Vabbè. Allora, oggi scopriamo questa nuova collezione, i camion americani. Devo dirti, sono rimasto non totalmente entusiasta dal fatto che anche in questo caso sembrano prevalentemente camion storici. Sì. A me sarebbero piaciuti i camion più moderni. Io non riesco a capire perché non riescono a fare una collezione su camion odierni. Ce ne sono un miliardo. Qua ad esempio c'è questo della Shell, che è quello che mi piace più di tutti. Ma tu immagina se esce una collezione i camion della Formula 1. Pensa che bello. Pensa quanto ti sei rovinato. Quindi sicuramente potevano fare di più per quanto riguarda il mio gusto, però sicuramente voi che siete a casa so che a certi possono piacere veramente tantissimo. Come detto, grave problema, parte il costo che 35 euro a pezzo. Ok, sono, però dici un appassionato, gli piacciono i camion, ma il modellismo, metterli, cioè esporli è difficile perché non hanno una teca, quindi non si possono impilare. Raga, sarà complicato, ci serve veramente qua un appartamento per fare collezione. No, gli fa una bacheca e poi coprirla come... Probabilmente sì. Comunque, ragazzi, io direi che abbiamo chiacchierato fin troppo. Ci possiamo spostare sotto ed andiamo a scoprire questa prima uscita dei camion americani. Allora, Manu, eccoci qui. Camion americani & Co. Scala 1-43, che ovviamente per un modello normale, per una macchina è piccolo, ma per un camion è grande. Offerta speciale per la prima uscita, 9,99. Il camion è il Peterbilt 281 del 1962. Che, Manu, mi hai fatto notare una cosa molto interessante. Magari ve lo lasciamo qui sopra il camion. È molto simile al camion che usava Sylvester Stallone in Over the Top. Esatto, quindi ve lo lasciamo molto qui simile sopra. Quello era del 67, se non erro. 67, sì, 67. Bravo Manu, 67. Comunque è simile, effettivamente è tutto rosso, c'ha sempre il muso allungato e gli assomiglia. No, ha sempre queste cose laterali, questi grigi che vediamo grigio, poi le vediamo bene quando lo apriamo. Sì. A me me l'ha ricordato subito. Sì, no, effettivamente... Poi lo siamo andati a vedere, effettivamente sono due è diverso, diversi, però... distinti e diversi, però insomma... Però ci sta, gli somiglia. Allora, andiamo a leggere la parte posteriore. È grandissimo il cartonato, ragazzi, non sarà facile. Allora, facciamo una cosa, togliamo il camion perché se no leggere il cartonato è proprio... impossibile. Quindi Manu, reggi tu il camion. Allora, eccoci qua. Colleziona i giganti della strada, i marchi più famosi, i modelli più popolari, i rimorchi più diversi. Una collezione unica che riunisce per la prima volta i grandi autocarri articolati prodotti negli USA. E non solo, repliche in metallo e plastica iniettata, tutte da non perdere. Scala 1-43, fedele all'originale, con dettagli decorativi in metallo ABS. Manu, ma quanto è bello sto benedetto camion della Shell. È veramente bello. Questo mi piace proprio tanto perché è la Shell da sempre lo sponsor Ferrari. E quindi questo ci sta bene nella collezione con le Ferrari. Ferrari. Sembra molto recente, ma è del 1970. Esatto, i camion, non ti dico come l'aeronautica, un po' meno, però anche questi sono evoluti poco nel tempo, dai. Se vedi gli auto articolati che girano adesso, sì, però dai, questo se ti dicevano che era del 2000, ci avresti creduto, dai. Sì. Allora, poi andiamo a vedere altri pezzi, abbiamo tante cose interessanti, però tutti piuttosto datati, questo lo dobbiamo dire. Allora, andiamo a leggere le informazioni. Allora, la collezione si compone di 35 numeri, quindi non sono tanti.
tantissimi. Prezzo primo numero 9,99 anziché 19,99. Prezzo secondo numero 19,99. I successivi costeranno 35 euro, che ragazzi non è poco per una collezione da edicola, no. Però effettivamente il camion è una bestia gigante, diciamo. Ma che ovviamente, se ci pensate ragazzi, ci può stare. Allora andiamo a vedere il fascicolino. 35 numeri è ancora fattibile, sì, in termini di spazio. Sì, Dio, ma no, 35 numeri di così, 35 per 50 centimetri. Insomma, voglio dire. Allora, qui abbiamo come sempre le informazioni sull'abbonamento. Che vediamo un attimino in con l'abbonamento, se pure c'è qualcosa che ci piace. Allora, questo è il secondo numero a 19,99. Il secondo invio arriverà gratis, quindi non male. Allora, vediamo un attimino i regali esclusivi. Questo è bello, mano. Porta barche. Il White Western Star 4900 con la barca sotto, sì, la coperta dal velo. Devo dire interessante. Poi abbiamo, se ordini online riceverai e paghi con PayPal quest'altro, il GMC Astro 95. Già stiamo a 37 comunque qui, eh? E questi qui 40 camion. Con l'offerta da Agostini Premium ricevi 3 modelli in più a 1,50 euro a partire dal numero 4. Visto che avevate ancora spazio, giustamente, cioè, ne vogliamo aggiungere qualcun altro. Allora andiamo a vedere rapidamente il piano dell'opera. Anzi no, questo mano è il fascicolino, okay, che ovviamente ci parlerà, immagino, di questo camion. Silicon Valley, cioè un pochino tutto, anche storia dell'America, ovviamente, sì, dell'industria americana, perché ovviamente cioè, i camion. Ale, cioè guarda questo spettacolo qua, vai, fammi vedere, guarda questo. Cioè, dimmi se non è il camion di Over the Top. Sì, sì, gli assoluti. Cioè, lui. Vabbè, comunque diciamo che più o meno sono tutti sul Generis. Il Peterbilt 281, questo è quello di Over the Top. Esatto. L'abbiamo visto noi. Esatto. Cioè, potrebbe assomigliare pure a Optimus Prime, se la vogliamo, sì, dire là. Va bene. Comunque, questo ok. E qui abbiamo, credo, il piano dell'opera. Esatto, ci farà vedere alcuni numeri che comunque abbiamo già visto. Eccoli qua, guardate che bello il camion della Shell. E va bene, questi sono gli speciali per gli abbonati. Ok, Manu, io direi che a questo punto possiamo far entrare in campo il camion. Nel frattempo Manu si sta facendo gli affari suoi, no, sta leggendo il fascicolino. E andiamo a vedere questo camion. Allora, purtroppo vedete che la confezione si è un pochino abbozzata. Allora, togliamo il cielo. Vi posso dire che la confezione è un po' cippa. Esatto, questo te lo stavo per dire pure io, perché alla fine è una carta un po' così che si è schiacciata. No, sembra la carta dei giocattoli, quelli che compri al cinese. Esatto, perché poi ti dico pure una cosa, Manu, per tanti, dato che come stavamo dicendo lo spazio sarà un problema, esatto, magari uno li colleziona così, li può anche impilare, però insomma sta scatola tutta deformata. Posso dirti una cosa? Secondo me queste scatole sono tutte diverse, queste non so, non li fanno la stessa casa. Non lo so, questo non te lo saprei dire. Comunque questo è spettacolare, questa immagine. Allora andiamo ad aprire la confezione. Quindi la facciamo leggermente più rigida. Sempre di cartone magari, però leggermente più rigido. Guarda, sì, però ti dico, Manu, secondo me con i distributori in edicola sarebbero arrivate comunque comunque tutte abbozzate, a meno che non la facevano di metallo, probabilmente. Allora, a quel punto costava più la scatola che il camion stesso. Vediamo un po' se c'è lo scotch. No, forse no, ok. Quindi lo possiamo aprire. Sarà difficile anche farlo entrare in camera, Manu, perché è proprio grande. Ti metti con la ralla girata, poi è a posto. Allora, qua il rimorchio è staccato, quindi tanto è tutto attaccato sul rimorchio, va bene già. Vediamo così. Il rimorchio. Ok, allora aspetta che abbasso un pochino la camera così vedete meglio. Facciamo anche un piccolissimo taglio che dobbiamo dare una pulita. Ok Manu, eccoci qui. Allora iniziamo dando uno sguardo alla motrice, che sicuramente è la parte più importante. Ti devo dire una cosa, dal dentro la scatola ci sembrava meno bello, sì, vero? Sembrava molto più cheap, sì. Invece è proprio bello. Guardate che bella la rivettatura sul cofano, è fatta veramente molto bene. Belli anche i dettagli, guarda queste parti degli specchietti, sì, il parasole. Anche i tergicristalli, dai, che non sono un pezzo unico con il parabrezza, ma sono a sé stanti buoni. Gli specchietti, c'ho una paura che quello dall'altra parte era rotto, purtroppo sì, non si vede. Allora questi qua, Manu, io sinceramente non so cosa allora, sono. Posso dirti? Sì. Secondo me uno è il filtro dell'aria, uno è il filtro della nafta. Ok. Se qualcuno più esperto di noi ci dà conferma, ci sarà sicuramente secondo qualcuno me più esperto che ci dirà che cosa sono ho questi. Ho detto una cavolata. Probabilmente sì. Comunque secondo me è così. Stavo guardando, lo scarico è cromato. Sì. Guarda che bello, Manu, che riflette benissimo la luce. Poi stavo guardando anche il muso buono, i fari sono di plastica trasparente, mi piacciono, anche la targa è bella, guarda gli
pneumatici pure come sono ben scolpiti, sì. Eppure la barchia, ti devo dire, è fatta abbastanza bene. Cerchiamo di vedere l'interno, vediamo sicuramente il volante di colorazione grigia e non vedo altri colori, non credo non che vedo... ci sia strumentazione, niente, i sedili, è tutto nero. Però tu pensa che questo è del 62, quindi sicuramente l'interno è molto molto spartano. Sì, probabilmente sì. Stavo guardando anche la tromba, che bella. Devo dirti è fatta molto bene. Poi guardate che bella anche questa grada. Questa mi dicevi, Manu, si chiama la ralla? Ok, che è dove si aggancerà poi il rimorchio. Qui possiamo vedere bene la scultura degli pneumatici. Semi rimorchio, non rimorchio. Esatto, semi rimorchio. Guarda, ti devo dire, non sono proprio paralleli perfetti. Vedi che quando girano, vedi? Ah. Quindi non è proprio perfetto, ma questo probabilmente è uscito un po' la gomma dalla sede, secondo me, perché se la facciamo rientrare, vedi, già è un po' meglio. Vabbè, qua ci possiamo combattere e sistemarlo. Però non è che, insomma, non è che lo devi far girare. No, no, comunque gira perfettamente, io l'ho già visto prima quando stavo pulendo, vedete, cammina perfettamente. La parte posteriore abbiamo le luci posteriori comunque sempre in plastica trasparente, anche in questo caso la targa è fatta molto bene. Sai a me che cos'è che ho un po' paura, Manu, che non mi convince? Sì. La colorazione, soprattutto interna del tronco. Andiamo un po' a vedere. Pare che ci hanno messo un adesivo. Ragazzi, questa, devo dire la verità, non è bella. È palesemente una Decals. Guarda, è proprio stata attaccata a una Decals. Che se non c'era era meglio. Probabilmente sì, o non lo so, qua se siete bravi voi potete pure rifarlo, sì, magari con il pennello. Lo potete rifare voi. Effettivamente nemmeno il colore del legno. No, non è fantastico, peraltro si vede molto lo spacco proprio al centro. Guarda che poi continua su tutto quanto il tronco, vedete? Questa purtroppo sono cose due che parti. Abbiamo visto sempre in tantissime uscite. E questa... cose che si possono risolvere però. Non mi fa impazzire. Comunque questa parte, ragazzi, è praticamente tutta plastica, è leggerissimo la parte del tronco e anche queste zone sono di plastica. Il ferro lo ritroviamo sulle ruote, infatti qui dietro la parte è molto più pesante, gli pneumatici sono uguali, plastica trasparente, targa buona, quindi diciamo che tutto sommato è che buono. Poi, che poi Ale, questo è un rimorchio che non ha frenatura. E questo io so. Perché non c'è niente dietro. Sono dettagli. Cioè, sull'asse posteriore non c'è niente. No, probabilmente no. Cioè, ci stanno serbatoi dell'aria, non c'è niente. Questo è proprio un rimorchio così per trasportare questi tronchi giganti. Allora, anche la parte posteriore non è fantastica. Ora, ragazzi, che vi devo dire? Non è che stiamo guardando proprio troppo il tronco, no? Chi metterà in collezione questa cosa? Innanzitutto, quello davanti un pochino si copre. Quello dietro sta dietro, quindi diciamo che va anche bene. Allora, come si aggancia qua? Perché io mica sono tanto esperto di queste cose, giustamente. Vediamo un attimino. Ah, posso? Guarda, vai. Metti io per traverso. Ah, ok. Ha fatto proprio male. Perfetto, vai. Eccolo qua, così neanche si sgancia. Allora, ragazzi, l'effetto è bello però, Sì. Qui viene anche l'effetto giochiamo con il camion, ci sta tutto quanto perché come potete vedere scorre perfettamente. Il camion è veramente molto grande, devo dire, ma non è veramente molto sì. Bello. Dai, nel complesso è 10 bello. 10 euro li vale tutti. Assolutamente. Cioè, di 10 euro un modellino che sarà lungo 40 centimetri. Sono d'accordo assolutamente con te, magari su 35 euro ne possiamo parlare, anche se comunque questi camion costano tanto. La prima uscita, cioè, è arrivata. Però prima uscita al 100% valida, sicuramente un bel pezzo. Non ci ha entusiasmato la colorazione del tronco, questo ve lo ripeto, però diciamo che è un po' in secondo piano, alla fine è un accessorio, l'importante è la motrice. Visto che, così dal video, nemmeno ci fai caso. No, infatti, poi capito, io immagino che in vetrina non è che lo metti col tronco certo. Preciso, magari lo metti posizionato in questo modo, il tronco neanche si vede, è anzi, quello, alla fine. Poi fortunatamente lo spacco sulla parte della corteccia neanche si vede tanto. Quindi si vede più davanti e quella della davanti. Ragazzi, per noi è assolutamente superato come test, sicuramente una bellissima collezione, ripetiamo i dubbi che abbiamo su prezzo, ma soprattutto sulle dimensioni e quindi la possibilità di esporli restano. Però giustamente per gli appassionati di questo tipo di collezione, secondo me è una delle collezioni più belle. Immagina anche chi c'ha le ditte dei trasporti se lo mette nell'ufficio. Bellissimo, cioè, ma poi Manu immagina di avere anche delle teche su cui esporli, una basetta nera con una teca trasparente, sto coso prende proprio tantissimo valore. Comunque devo dirvi, ripeto, per la collezione dell'edicola secondo me è veramente un gran pezzo. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Noi come al solito vi invitiamo ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like con rimorchio, è enorme. Come questo camion, mi raccomando, fateci sapere se vi è piaciuto, se l'avete preso anche voi, se l'avete trovato e se avete intenzione di fare la collezione. Curiosità per noi. Fateci sapere dove la mettete. Dove li mettete, perché effettivamente io spazio non ce n'ho, non riesco a immaginare dove poter mettere questa collezione. Sempre
un bel commentino qui sotto. Il prossimo episodio costerà 20 euro, non è tanti 20 euro, ma sinceramente a me il camion non piace per nulla. Però probabilmente quello che abbiamo visto della Shell, perché quello il fatto che si sposa molto bene con la Ferrari, Manu, come ti stavo dicendo, perché effettivamente la Shell è da sempre sponsor. Certo. Vediamo, magari quello lo portiamo. Qui da Visio, da Manu e dai camion americani è davvero tutto. Noi vi mandiamo un grosso saluto. Ciao ciao!